Iniziamo questo giro, c'è con noi il tecnico della San Michele, mister Mammoliti. Mister, buon pomeriggio, ben trovato. Buon pomeriggio pure a voi tutti. E allora mister, oggi possiamo dire che comunque la sua squadra ha avuto una prova di maturità, perché siete riusciti a fare punti contro un avversario di qualità, un avversario che cercava assolutamente di scrollarsi lo zero dalla classifica, e siete stati capaci di rimontare due volte. Sì, diciamo che abbiamo fatto un primo tempo, abbiamo avuto il pallone del gioco e abbiamo fatto un primo tempo, forse è stata la più bella partita da parte nostra, e poi è arrivato il loro primo tiro e il primo gol. Purtroppo è stata macchiata da una prestazione dell'arbitro, purtroppo molto, una prestazione non so come definirla, perché ha marcato una bella partita che poteva essere, diciamo, una bella giornata di sport. Abbiamo dovuto, insomma, giocare il 9 contro 11 per quasi tutto il secondo tempo, e comunque ugualmente, anche se eravamo in 9, abbiamo allo stesso modo, insomma, pareggiato la partita, e abbiamo anche rischiato di vincerla più volte. Beh, diciamo che appunto, se un risultato così, 9 contro 11, avvalora quindi la vostra prestazione, nel senso si può guardare con estremo ottimismo al prosieguo? Sì, no, su questo sì, sia dal punto di vista del gioco e sia dal punto di vista del gruppo e dei ragazzi che ci hanno messo veramente l'anima e la grinta nel campo. Però ripeto, quando ci sono queste prestazioni, che a me non piace parlare dell'arbitro perché si può sbagliare, però questi atteggiamenti nel momento in cui, a parte, diciamo, le prestazioni sugli errori arbitrali, rigori inesistenti, vabbè, questo possono capitare, e anche le prestazioni delle guardaline, però quando ci sono questi atteggiamenti dove fai due espulsioni senza nessun motivo, oppure dove vengono a chiederti spiegazioni sul perché hai fatto una scelta senza offenderti o senza dirti nulla, con questi nuovi regolamenti che hanno fatto, forse pensano di aver dato più autorità o diminuire le proteste verso gli arbitri, ma secondo me gli hanno dato un potere dove loro forse se ne approfittano e quindi creano, io penso che saranno d'accordo anche gli altri, possono creare un qualcosa che si può ritorcere contro le società, perché poi le società spendono tempo, i giocatori spendono pure tempo, spendiamo soldi, quindi vorrei porre un'attenzione un attimino anche su queste cose, perché non va assolutamente bene. Diciamo, mister, che questo, quello che lei sta dicendo, poi in qualche modo va ad acuire quella che è la necessità di dialogo tra le parti, che molto spesso viene auspicata dal presidente Mirarchi e dalle varie componenti. Cioè, questi incontri magari che vengono fatti tra mister e capitani forse andrebbero usati maggiormente, no, per derimere queste situazioni. Certo, bravissimo, anche perché siamo tutti qua per fare sport, siamo dilettanti, siamo per fare sport, siamo per fare sociale, e quindi non ci deve essere né troppa autorità da una parte e né troppa violenza o dall'altra, oppure mancanza di rispetto. Voglio dire, bisogna fare sport e fare sociale nel modo giusto, quindi ci vorrebbe maggiore rispetto da ambo le parti sicuramente, non voglio difendere nessuno. Però quando tu vedi estrarre subito il rosso, o forse con questa autorità, come se dobbiamo punire il giocatore, lo vediamo in modo cattivo, già prevenuto, in questo modo non va bene, anche perché poi sono loro stessi a rovinare le partite e incattivirle, quando invece le partite sono molte volte tranquille. E ci sono anche molti altri che sono di polso e stanno gestire bene le situazioni. Certo. Al contrario, non dico questo. Però oggi è stata, alla fine, una bellissima giornata di sport, e ci siamo anche divertiti, è stata molto emozionante perché siamo riusciti a pareggiarla anche in 9 e addirittura all'ultimo stiamo riuscendo anche a vincerla, però purtroppo ci saranno altre assenze rispetto a quelle che già avevamo per queste due espulsioni importanti che abbiamo avuto. Però cerchiamo di andare avanti. Mister, in conclusione, l'impatto con la categoria
è stato buono perché insomma c'è stata la sconfitta con l'Ardore, ma l'Ardore è una delle favorite alla vittoria finale. Adesso avrete due gare in casa contro un'altra favorita, la sorpresa, perché oggi il bianco ha pareggiato in casa del Gallico Catona. Queste due gare potrebbero in qualche modo dire cosa farete da grandi oppure le affronterete con leggerezza. Ma no, no, Leggerezza guarda. mentale intendo, è ovvio. Sì, no, capisco cosa volevi dire. Nel senso che no, l'impatto con la categoria, diciamo che ci sono degli innesti nuovi e quindi la squadra si sta amalgamando bene, insomma, stiamo trovando la nostra identità e il nostro gruppo. E ovviamente la San Michele, come più volte ho detto, è una matricola. Io la categoria l'ho fatta 2 anni con la Gioiese, però la San Michele è una matricola e oltretutto dobbiamo trovare degli stimoli particolari, essendo una squadra di Gioia Tauro, però non è una squadra che rappresenta una cultura calcistica di un paese, quindi rappresenta un progetto diverso, quindi andando a scontrarci con realtà che rappresentano un'identità calcistica anche storiche come l'Ardore, che hanno gli ultrà, i tifosi, Certo. sono a fine anno sono voglio dire, punti in più che ti arrivano, quindi il nostro impegno deve essere doppio, perché quando vai a scontrarti con realtà come Rosarno, Ardore, Delianova, che hanno tanti tifosi, tanti sostenitori, oppure tifosi che stessi è il paese che li incita e quindi indossi una maglia pesante e gloriosa, allora là lo stimolo ti viene, quindi il nostro impegno deve essere doppio. Però noi abbiamo giocatori di categoria, cerchiamo di, soprattutto di fare quadra con la squadra e il gruppo, soprattutto di creare un bel gruppo, di fare un bel gioco, ci impegniamo insieme a tutto lo staff, abbiamo una bella società, una grande dirigenza e quindi cerchiamo. Queste due partite sicuramente le affronteremo tranquillamente per come facciamo, diciamo, anche come abbiamo fatto anche con le altre, senza pressione, però col piglio giusto. Purtroppo l'unica cosa che ci rammarica sono le tante assenze dovute sia agli infortuni, purtroppo, ma anche al discorso delle espulsioni che qui, insomma, ultimamente ci stanno perseguitando. Bene, mister, grazie per essere stato con noi. Buon Grazie a rientro. voi, grazie a voi. Grazie. E ringraziamo mister Mammo.